Mi è stato prospettato inoltre per avere un risultato ottimale un lipofilling, cioè un'aspirazione di grasso da altre parti del corpo per riempire i piccoli difetti che potevano crearsi intorno alla protesi. Tutto questo comunque sarebbe stato valutato in sede di intervento. Un altro mio dubbio era sulla protesi sopra o sotto muscolo, cioè sotto la ghiandola o sotto il muscolo. La differenza tra un intervento e l'altro è soprattutto sul post-operatorio. È stato il chirurgo, anche lì in sede di intervento, a decidere qual era la soluzione migliore e questo è stato molto importante per il post-intervento, nel senso che io in tutta sincerità non ho avuto nessun dolore. Qualche fastidio, qualche piccolo doloretto, non ho avuto i grossi dolori di cui molti parlano, non avevo drenaggi, avevo una fasciatura, però è stato tutto molto confortevole, probabilmente proprio anche per il tipo di scelta che è stata fatta ad hoc su di me. Il giorno dell'intervento, mi sono presentata stomaco vuoto, logicamente sono entrata in sala operatoria con le mie gambe, è stata fatta l'anestesia e sono stata operata. Dopo l'intervento mi sono svegliata nella mia stanza e sono rimasta in degenza una notte. L'indomani mattina, non avendo avuto problemi durante la notte, sono stata dimessa. La notte diciamo che l'ho passata tranquillamente, avevo un medico e un'infermiera a mia disposizione per qualsiasi problema fosse insorto e questo è una cosa molto importante. Io per conoscenze che ho di altre ragazze che si sono sottoposte allo stesso tipo di intervento si sono trovate strutture in cui durante la notte c'erano persone non competenti, non c'erano infermiere, non c'erano medici a loro disposizione. Per quanto riguarda il seno, come ho già detto, non ho avuto nessun tipo di problema. Mi è stato detto che non potevo utilizzare le braccia, che dovevo stare il più ferma possibile. Il grosso problema sono state le gambe. Per quanto riguarda il seno, nel giro di una settimana è andato tutto a posto e nel giro di un mese anche tutti gli ematomi erano scomparsi. Le gambe erano un pochino doloranti, però potevo camminare tranquillamente e fare tutto nella normalità.